Andreste mai a farvi una passeggiata d'inverno in pantaloncini e ciabatte? No, vero? E lo stesso discorso vale per quando dovete guidare nella brutta stagione. Prima di mettervi in viaggio, quindi, date sempre un'occhiata alle previsioni del tempo, informatevi sulle condizioni delle strade che percorrerete e sulle ordinanze per la circolazione, valide in generale da novembre ad aprile. Cercate queste informazioni su internet, con il computer o sulle app del telefonino, è il modo più veloce. Ma ovviamente la cosa più importante è preparare la vostra auto per l'inverno. Prima di tutto pensate alle gomme, da loro dipende la vostra sicurezza in frenata o in curva. Almeno una volta al mese controllate la pressione di gonfiaggio e poi, se guidate spesso in zone dove la temperatura sta sotto i 7 gradi, montate 4 pneumatici invernali, è la soluzione migliore quando fa freddo, sulla neve, ma anche su asfalto asciutto e bagnato. Si riconoscono dal simbolo del fiocco di neve dentro una montagna, oppure, in alternativa, ci sono le catene da neve. Tenetele nel bagagliaio se viaggiate su strade dove c'è l'obbligo di catene a bordo o gomme invernali montate. Per legge sarete in regola, ma ricordate che bisogna imparare a montarle e che rappresentano comunque una soluzione di emergenza. Nella brutta stagione un'altra cosa molto importante è la visibilità. Fate un check sulle lampadine dei vostri fari per essere sicuri di vedere e di essere visti nel migliore dei modi. Non rischiate inoltre di rimanere con la vaschetta del lavavetri vuota. Riempitela con acqua mischiata a liquido, detergente o anche alcol per evitare che si congeli. E tenete in macchina un raschietto per togliere lo strato di ghiaccio dal parabrezza. Un'altra cosa fondamentale, non trascurate le spazzole dei tergicristalli. Sono rumorose, lasciano strisce d'acqua sul vetro, vanno cambiate e quando la temperatura scende lasciate la macchina parcheggiata con le spazzole sollevate. Se nevica non le piegherete e la gomma non si incollerà al parabrezza. Non resta che controllare che il lunotto termico funzioni, così come il climatizzatore, fondamentale per non far appannare i vetri. E su alcune auto potete usare anche lo sbrinatore elettrico per il parabrezza. Ora siete davvero pronti per viaggiare in auto d'inverno e se andate in vacanza in montagna con una macchina diesel fate il pieno con il gasolio invernale, ha un additivo che evita il congelamento.